Prima cosa, l'intelligenza artificiale non è un umanoide. Ah, okay. Immaginate di dover spiegare a uno straniero che cos'è la cucina italiana. Probabilmente la cosa migliore è spiegargli che cosa non è la cucina italiana. La cucina italiana non è spaghetti bolognese. Gli spaghetti alla bolognese non esistono. Stessa cosa con l'intelligenza artificiale. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Non è un computer con le fattezze umane. Che si comporta come un essere umano. Quello è l'intelligenza artificiale immaginata nei film, immaginata da Kubrick in Odissea 2001 nello spazio. Cioè questo computer che ha oltrepassato la singolarità, che capisce come un uomo, che si comporta come un uomo. I computer sono un altro tipo di intelligenza. Google è intelligenza artificiale. Google è in effetti un organismo capace di analizzare una quantità di dati per ogni essere umano inimmaginabile. Un negozio di quartiere, quelli che c'erano negli anni 90 che affittavano le videocassette, che vi conosceva, che sapeva che libro, che film consigliarvi. Ecco, l'intelligenza artificiale forse non vi consiglia necessariamente il film perfetto, come faceva il negoziante degli anni 90, ma di film ne consiglia a mezzo milione, mezzo miliardo. 1 miliardo di persone, ha una capacità di analisi dei dati, processamento dell'informazione che nessun essere umano ha. L'intelligenza artificiale è nata in realtà con i big data, l'intelligenza artificiale moderna. Come dice Peter Norvig, uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale e adesso direttore di ricerca a Google, gli algoritmi non devono essere necessariamente sofisticati. Quando si hanno tanti dati quanto ne ha Google, la cosa importante è riuscire ad analizzare tutti i dati, non la sofisticatezza dell'algoritmo. Avere tanti dati dà più potere che avere pochi dati con un algoritmo estremamente sofisticato. L'intelligenza artificiale è data dalla capacità dei computer di analizzare una quantità di dati inimmaginabile per un essere umano, ma anche in maniera molto più superficiale rispetto a un essere umano. Cioè nessun computer riuscirà, né gli viene mai richiesto, a percepire con la stessa empatia e finezza i desideri di un altro essere umano. Nessun computer sarà mai un piacevole compagno per una cena, ma nessun essere umano sarà in grado di fare quello che fa Google, di analizzare miliardi di pagine e nel giro di qualche centesimo di secondo darvi esattamente la pagina che stavate cercando.